di sviluppi. Adesso andiamo al telefono. Buongiorno a Vincenzo Pisacane. Ciao Vincenzo. Ciao, buongiorno. Vincenzo, ben ritrovato, grazie per essere oggi con noi. Ovviamente assieme a te possiamo fare il punto sulla situazione, su alcuni profili che si stanno distinguendo molto bene, con caparbietà, mostrando quelle che sono le doti che conoscevamo già, ma che ovviamente fa sempre piacere poter ammirare da vicino attraverso un ritiro. Parliamo di calciatori quali lo stesso Tutino, Palmiero, Nikita Contini, stanno facendo molto bene in ritiro. Puoi descriverci il momento di questi tre calciatori che ovviamente sappiamo essere tuoi assistiti? Guarda, per quanto concerne Luca e Gennaro, sono due giocatori sinceramente che hanno dimostrato lo scorso anno il proprio valore, stanno facendo molto 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 bene anche in ritiro, sono molto contento di come si sono approcciati a questo ritiro che adesso soprattutto il livello si è alzato perché sono rientrati tutti i big e comunque loro si stanno comportando molto bene, quindi sono estremamente felice di quello che stanno facendo e credo che sia felice anche la società perché ho sentito i direttori e mi dicono entrambi che stanno facendo veramente un ottimo ritiro e si stanno facendo valere. Stesso discorso per Nikita, però, noi sappiamo. No, anche Nikita sta facendo molto molto bene. Nikita è un giocatore che ha già collocazione, è già stato collocato, andrà all'Entella e a giorni lascerà il ritiro. Al momento è ancora lì per alcuni problemi che ci sono stati purtroppo ai portieri del Napoli, chi ha avuto un piccolo infortunio, chi invece è ancora di ritorno alle vacanze e quindi al momento è ancora lì e sta facendo molto molto bene anche lui e a breve riuscirà a mettersi in mostra in Serie B perché a giorni dovrebbe passare all'Entella. L'abbiamo sentito anche a questi microfoni nel recente passato, Nikita. Ci è sembrato mai come quest'anno, ancora una volta concentrato e soprattutto ambizioso, desideroso ancora di più di continuare il suo percorso, la sua carriera verso l'alto. E a lui non può ovviamente che andare il nostro in bocca al lupo per quanto riguarda la prossima stagione alla Virtus Entella. Ma ci dicevi appunto di Nikita, Vincenzo, puoi dirci anche qualcosa in merito a Gennaro e a Luca? Perché sappiamo. Sappiamo che l'interesse del Pescara, è concreto. Guarda, io preferirei non parlare di mercato perché il mercato è in continua evoluzione sempre, quindi non si può mai sapere dove andranno i giocatori. Ci sono tante squadre che sono su Luca e su Gennaro, però al momento preferirei evitare di fare nomi perché non mi sembra giusto nei confronti di nessuno. Ti dico che sono ben visti da parecchi club e spero e penso che a breve raggiungeranno i ritiri delle squadre dove poi continueranno il campionato. Ok, quindi insomma, senza andare nel dettaglio, hai risposto alla domanda che stavo per farti, vale a dire quale futuro comunque immagini per loro? Immagino comunque una Serie B da protagonisti, questo sì, possiamo dirlo. Ma io credo che O più possano alto. ambire entrambi anche alla Serie A, sinceramente. Penso che possano ambirci entrambi e credo soprattutto che loro possono farsi valere anche in una squadra importante come quella che è il Napoli, però giustamente ritengo giusto che possano andarsi a fare le ossa per entrambi, è una cosa giusta e che gli permetta di acquisire esperienza, perché solo giocando si acquisisce esperienza e quindi è meglio che vadano altrove. Ma delle metodologie di Ancelotti che ti dicono, che ti raccontano, restano, come dire, estasiati, interessati, provati? O qual è la sensazione principale quando magari li senti e ti raccontano delle loro giornate? No, lavorano tanto, si lavora tanto, ma si lavora bene perché si lavora in maniera abbastanza serena, nel senso che si tocca tanto la palla, riescono a lavorare bene, ovviamente per due ragazzi che lo scorso anno erano in Serie B è alquanto distruttivo, soprattutto sono stati i primi giorni, però devo dire che si stanno divertendo molto e soprattutto che sono molto felici di poter imparare da un maestro come lo è Carlo Ancelotti.
Vincenzo, nella prima amichevole contro il Benevento abbiamo visto Gennaro impegnato da prima punta, un ruolo che lui può ricoprire, sicuramente non è il ruolo insomma naturale per Gennaro, però si è districato anche abbastanza bene. Quali sono state insomma le sensazioni del ragazzo da agire in prima punta e se credi che possa essere anche in futuro una pista percorribile questo passaggio di ruolo? Guarda, io credo che Gennaro non debba giocare spalla alla porta, lì è stata una cosa fatta perché ce n'era la necessità di farlo fare, ma credo che sia un giocatore che deve giocare, che deve avere spazio davanti, perché è un giocatore che ha un grande gamba e quando strappa lo senti, e giocare spalla alla porta non credo che in questo momento lui possa farlo, io lo vedo più come seconda punta, però lui si è adattato bene, mi ha detto che si è trovato bene ovviamente, si è mangiato come si suol dire due gol, ma perché aveva le gambe veramente pesanti. Sono sicuro che poi durante l'arco della stagione questi gol li metterà, queste palle le metterà in rete e quindi saremo tutti quanti più contenti. Ecco Vincenzo, tra i tuoi assistiti c'è anche Amato Ciciretti che l'anno scorso nella seconda parte di stagione ha fatto molto bene ad Ascoli. A questo punto ti chiedo quale sarà il futuro del ragazzo che sappiamo non essere in ritiro con il Napoli e quando insomma sia breve ci sarà possibilità di una nuova collocazione per lui. Guarda, io penso che entro questa o massima la prossima settimana si riuscirà a trovare la collocazione giusta per Amato. È un giocatore che deve solo ritrovarsi, perché purtroppo lo scorso anno non è riuscito a dimostrare quello che è il suo valore. Per me è un giocatore straordinario, che ha una grandissima qualità, una grandissima tecnica, è migliorato tantissimo anche sotto l'aspetto caratteriale, è diventato, sta diventando papà, e questo lo sta aiutando a capire i tanti errori che ha fatto in passato, è diventato un uomo e quindi questo sono sicuro che il prossimo anno dove andrà lo aiuterà a diventare un grande calciatore come io credo che sia, perché penso che Amato abbia solo bisogno della giusta chance per dimostrarlo e quando l'avrà diventerà veramente un giocatore importante. Perfetto, grazie mille Vincenzo e ovviamente in bocca al lupo e buon lavoro a te. Grazie mille, arrivederci. Un saluto ed un grazie.